17esima edizione dell'Area Mundial L'Aquila, sabato 8 luglio 2017. Aggregazione, sport e soprattutto tanta voglia di stare insieme qui a Monticchio. Sono tante le discipline messe in campo dal padrone di casa, che è Danilo Valloni: calcio, crossfit, rugby, touch, solo per citarne alcuni. La risposta del pubblico, come sempre, è stata eccezionale. Anche quest'anno sono in molti qui a divertirsi tra gli stand, ascoltando anche buona musica. Noi di attuttocalcio.tv non potevamo che iniziare da lui, da Danilo Valloni. 17esima edizione vuol dire una cosa, soprattutto tanta costanza. Soprattutto costanza e soprattutto la voglia di sport per una rinascita per questa città. Ho già detto più di una volta che non ci siamo mai fermati sotto anche nei momenti più difficili. Mi fa piacere vedere che il numero dei giovani oggi è cresciuto ancora di più per questa iniziativa sportiva, che è ormai una festa, che è ormai quasi un appuntamento fisso. Quindi un grazie a tutti. E soprattutto un grazie a tutti quelli che ci lavorano per circa 6 mesi, dagli arbitri, agli sponsor, a tutto calcio.tv che è con noi partners da tanto tempo, e soprattutto a quelli che lo rendono vivo, cioè gli atleti che rendono viva questa cosa e che molti l'hanno presa sì come protagonisti, ma soprattutto come una festa, quindi non importa il risultato, ma importa essere presenti. Evento che di anno in anno diventa sempre più importante. Se non vado errato, questo è il secondo anno dove c'è anche la 13 km, una maratona che parte proprio qui dall'area sport. Allora, hai detto bene, secondo anno, entriamo nel Corri d'Abruzzo, ormai una realtà che tutti gli abruzzesi conoscono. Hai detto bene, sono 13 km che tocchiamo le frazioni di Monticchio, Fossa e Onna. Quindi un grazie va soprattutto alle Prologo di Fossa, Monticchio e Onna, che ci danno una fortissima mano. Una corsa che è aumentata, l'anno scorso 140 iscritti, quest'anno 250, quindi significa che abbiamo fatto bene. Danilo Valloni è sinonimo di aggregazione. Sicuramente sì. Nell'ambito della 17esima edizione dell'Area Mundial L'Aquila siamo con Pierluigi Trombetta, una delle new entry di attuttocalcio.tv. Allora Pierluigi, tanti sport, tante attività, tanti ragazzi, anche perché no, felici e gioiosi, tu che impressione hai avuto? Ma è sicuramente una bellissima giornata. L'Area Mundial è alla sua 17esima edizione e evidentemente il supporto di tanta gente fa sì che questa sia una competizione, una bellissima giornata di festa. Ci sono tanti sport che vanno appunto dal calcio al 5, al volley, al basket, e ci sono comunque tante new entry perché la corsa pedisca è il suo secondo anno e anche quest'anno comunque ha riscosso tantissimo successo. Posso dire che la gente comunque non manca mai e che dire, noi saremo qui con te Francesco fino a mezzanotte per seguire l'ultima partita di calcio. E bene, l'importante qui, lo sappiamo, non è tanto vincere quanto è aggregazione. L'importante è l'aggregazione, l'importante è il divertimento. A tutto calcio, come sempre, si conferma vicino alla gente e vicino allo sport. Esatto, esatto, questo è il nostro obiettivo, è questo quello che noi facciamo nell'area mondiale, è questo che facciamo ogni anno, sia in questa giornata, sia nell'area mondiale, ma sia durante i campionati dilettantistici che vanno dall'eccellenza alla terza categoria. Iddi, calciatrice della Norvegia, impegnata nel primo incontro qui della 17esima edizione dell'Area Mundial. Allora, come si pronuncia questa giornata? Ma calda soprattutto. E poi il risultato, adesso penso che stiamo vincendo, non ne sono neanche sicura, però speriamo bene. Obiettivo? Divertirsi. Grazie. Niente. Il laterale della Nigeria, allora, 17esima edizione dell'Area Mundial, come si pronuncia la giornata? Si pronuncia bella, divertente, c'è già tanta gente, speriamo di vincere soprattutto. Qual è a tuo avviso la squadra più forte? Non lo so, ancora devo inquadrare bene tutte le squadre, siamo appena arrivate quindi vediamo un po'. Obiettivo della Nigeria? Superare il giro. Ci troviamo con tre ragazze degli Stati Uniti. Ragazze, qual è l'obiettivo degli Stati Uniti? Allora, non vincere, guarda, divertirci. Vincere la guerra, USA. Bene, bene, bene. Avete già fatto altre partite o ancora dovete giocare? La prossima. La prossima contro chi giocate? San Marino. Che almeno quella si spera che USA contro San Marino, dai, una delle più grandi potenze del mondo. Mattia Nanni qui alla 17esima edizione dell'Area Mundial. Allora, la tua squadra come va? Veramente ancora non giochiamo, tra un'oretta la prima partita, una bella squadretta, speriamo bene, dai.
Radiomercato ti dà in procinto di approdare a una formazione di eccellenza. Non riveliamo il nome, puoi dirci qualcosa in più? Vediamo, mi hanno cercato un paio di squadre di eccellenza, promozione, anche qualcuna di Serie D, vediamo. E dipenderà tutto da chi mi vorrà e quale sarà l'obiettivo della società, insomma. Pronto a sposare un nuovo progetto? Sì, sì, soprattutto. Grazie. Per salire. Nello spazio riservato al CrossFit abbiamo qui ai nostri microfoni un'altra istruttrice, questa volta è la volta, scusate il gioco di parole, di una donna, Ludovica. Allora, anche alle donne piace il CrossFit? Soprattutto alle donne piace il CrossFit, sono molto più fomentate degli uomini, se possiamo dirlo. E niente, praticamente, che posso dire, è uno sport che prende, accomuna un bel po' di discipline, le ha messe insieme e mi ha fatto dei circuiti praticamente. C'è la pesistica, c'è la ginnastica, si parla anche di endurance, in quanto adesso qua magari non si vedrà, però ci sono attrezzi come il vogatore, c'è la corsa, in estate in alcune gare mettono anche il nuoto, quindi una specie di triathlon con molte più discipline. Quindi è un lavoro completo, va bene per mantenere o ritrovare la forma fisica e per come viene utilizzato anche come allenamento, anche per chi magari è già un atleta che fa altri sport, insomma. E poi è divertente, cerca sempre, la motiva tanto perché c'è sempre un obiettivo da raggiungere, ogni volta che lo si raggiunge c'è sempre un altro ancora più alto, quindi non si ferma solo alla classica attività fisica o corso fitness delle palestre, insomma, come un step, aerobica, va molto più su, e quindi per questo ha preso piede. Poi, come state vedendo, anche una disciplina agonistica, ci sono un sacco di gare, organizziamo anche noi ma anche fuori. La preparazione delle donne è diversa da quella degli uomini? No, è uguale, facciamo la stessa preparazione degli uomini, ovviamente in base anche al livello, cioè chi magari è un po' più atletico, chi parte proprio da zero, ovviamente i programmi vengono sempre personalizzati, però si lavora in gruppo, quindi c'è anche la motivazione tra compagni e questo, insomma, lo rende ancora più speciale. E uno dei pochi sport, penso sia l'unico, dove l'applauso va a chi finisce per ultimo, perché si motiva sempre anche l'ultimo che arriva, insomma, nel circuito. Il compagno o gli avversari soprattutto tendono sempre a motivarlo finché non si finisce il boot, perché lo scopo è questo, è finire il circuito, a prescindere se si arriva prima o ultima, è una sfida con se stessi soprattutto. 3, 2, 1, go go go! E anche il secondo cambio è stato fatto. Bilanciere, punta in alto, testa lunga. È passato anche il terzo cambio. Nell'ambito della 17ª edizione dell'Aria Mundial siamo con uno degli istruttori di CrossFit, Gabriele. Allora, quanto è importante la preparazione per questo sport? Vabbè, la preparazione in questo sport è tutto, è fondamentale. Penso sia uno sport, uno degli sport più completi che ci sia, perché unisce più discipline come la pesistica, la ginnastica, l'allenamento metabolico, quindi devi essere allenato a 360 gradi e non si improvvisa, quindi o ti alleni costantemente tutto l'anno, altrimenti non puoi praticare questa disciplina. Qual è il segreto di un buon atleta di CrossFit? La costanza, l'impegno, l'alimentazione. È diventato uno sport molto impegnativo. Nel panorama aquilano c'è qualcuno che già si è messo in mostra anche al di fuori dei confini regionali? Allora, noi abbiamo iniziato questa disciplina da un paio di anni, penso siamo l'unico box di CrossFit che abbiamo degli atleti, abbiamo fatto la settimana scorsa, siamo stati in Sicilia per un grande evento, siamo stati 2 settimane fa
L'Aquila Throwdown, abbiamo organizzato un evento con 250 atleti, il mese scorso a Roma, 2 mesi fa a Milano, quindi abbiamo già portato diversi atleti del nostro box in giro per l'Italia. Buon lavoro. Grazie. Gianluca Branciaroli, ex calciatore dell'Aquila Basket, qui all'interno della 17ª edizione dell'Area Mundial. Allora, come va sinora? Bene, bene, un bellissimo evento, un bel torneo, ci sono tante squadre, il livello rispetto alle scorse edizioni si è anche alzato, quindi bello, il caldo, il tempo ci assiste, meglio di questo, c'è la piscina per fare il bagno, dai, si sta molto bene. In una giornata di sport, di aggregazione, di voglia stare insieme, anche il basket ha risposto? Sì, sì, ha risposto molto bene perché, come dicevo prima, c'è tanta presenza e ci sono tanti bravi giocatori e comunque sì, è uno degli sport di squadra principali a livello nazionale e che ci sono tutti, il basket, la pallavolo, il calcetto che è il principale, però anche noi ci difendiamo, è molto, molto competitivo e vediamo come andiamo. Giocatore preferito? Michael Jordan. Settesima edizione dell'Area Mondiale, ci troviamo con Mario Pasquali, ex attaccante del San Demetrio e nell'Area Mondiale nella 17ª edizione con la maglia della Colombia. Allora Mario, questa competizione sta avendo un grande successo, quali sono le squadre più difficili da battere? Ah, guarda, ce ne sono tanti, è un torneo molto difficile, io sono molti anni che lo faccio. È sempre difficile vincere le partite e provare a vincere il torneo. Ci sono tante squadre anche da fuori, è sempre una bellissima giornata e io lo faccio sempre molto volentieri. L'obiettivo della Colombia qual è? Ma l'obiettivo della Colombia non lo so, ci divertiamo, vediamo, quello che viene viene. Quale sarà il futuro di Mario Pasquali da calciatore? Io ormai sono vecchietto, diciamo, e quindi a parte che non sto più qui, sto a Bolzano e sono 5 anni che sto sopra Bolzano e ho giocato categorie lì a Bolzano e ritorno ogni tanto per le vacanze e è capitato, infatti la squadra che ci abbiamo noi è proprio una squadra che è scesa da Bolzano per venire a fare questo torneo. E sempre una bellissima giornata e la faccio molto volentieri ogni volta. Ho fatto da tramite e con i miei amici di sopra e ci siamo organizzati, siamo scesi, però questo è già il secondo anno che vengo con una squadra di Bolzano, quindi mi fa piacere contribuire a questa festa e ci divertiamo, dai. Nicola Di Francia, ex giocatore dell'Aquila Calcio, in veste della Croazia qui all'Area Mundial. Nicola, la Croazia è la favorita a vincere il torneo di calcio? Spero di sì, però comunque è sempre difficile perché le squadre sono forti, ogni anno arriva sempre qualche squadra un po' più attrezzata da fuori. È comunque una bella giornata di sport, quindi quello che viene viene, non ci interessa vincere. Quali sono le principali antagoniste? Oddio, i nomi non li so, qualche squadra di ragazzi che giocano a calcetto, una da Roma mi sembra e una di Avezzano, quindi giocatori di calcetto veri, noi diciamo siamo un po' un misto, quindi... Possiamo dire dunque che l'obiettivo principale è divertirsi? Divertirsi assolutamente, anche perché è già iniziata da abbastanza la giornata, il divertimento già è stato raggiunto, poi quello che viene dopo è tutto di guadagnato. Andrea Trionfi, istruttore di fitness, costanza, duro lavoro, impegno, così si arriva in alto? Assolutamente sì, ed è bellissimo questo tipo di lavoro, appunto per quello che dicevi tu. Noi siamo contentissimi di essere qui presenti all'Area Mondiale perché diamo lezioni gratuite a chiunque vuole partecipare e quindi siamo veramente veramente felici di offrire aerobica, tutte le lezioni di tonificazione, tutte le lezioni del Pilates, quindi siamo felici di collaborare con l'Area Sport di Danilo Valloni per, penso,
forse è il 17° anno che collaboriamo con, sì, con il fitness, quindi ricordo bene, quindi sono passati un bel po' di anni, eravamo più piccolini, però eravamo in forma anche allora e ci credevamo allora, quindi figuriamoci adesso. Il fitness fa parte del contorno dell'attività dell'area mondial, fa parte anche della cosa giocosa dello sport, quindi noi siamo veramente felici di presentarlo, grazie. Daniela Pellegrini, istruttrice di fitness, ti abbiamo visto sul palco saltellare, cantare, gioire con i tuoi allievi. Allora, quanta passione c'è in questa attività? In questa attività c'è tantissima passione. Io faccio Zumba ormai da 4 anni, insegno Zumba e grazie a Trionfi e tutta l'associazione Studio Fitness riesco a collaborare insieme a loro per mettere a frutto questa bellissima mia passione e trasmetterla a tutti. Qual è il segreto per andare avanti? Tanta pazienza, tanto movimento, tanta allegria e si va avanti. Sono più gli uomini o le donne a rispondere? Purtroppo gli uomini sono un po' pochi, molte donne, sì. Le donne si vogliono tenere in forma, quindi sì. Mister Durastante qui all'area sport di Monticchio, allora è qui in visione di spettatore o sta sondando il mercato? No, con dei ragazzi che alleno, sto partecipando al torneo per divertirmi, come faccio da qualche anno. Qualche scoop può darcelo, lei già sappiamo che già sta lavorando, in quale direzione? No, beh, io alleno, come sapete, la squadra del mio team a Pizzoli, dove alleno tanti ragazzi, tanti amici, mi diverto per fare un pallone sano e piacevole. Oggi è una giornata di divertimento e basta. Una delle giocatrici di pallacanestro, Sara, allora la tua squadra come va? Sta andando bene, siamo in semifinale e adesso vediamo se possiamo arrivare in finale. Prossimo avversario? Oddio, non mi ricordo, prossimo avversario è l'Olanda. Cosa ti aspetti da questa 17ª edizione dell'Area Mondiale? Portare a casa il primo posto? Speriamo, poi non si sa mai. Ci troviamo con Costantina Micozzi, grande maratoneta aquilano, alla sua seconda volta qui all'Area Mondiale come corsa petistica. Costantino, che gara ti aspetti? Beh, la gara è sicuramente interessante, è un percorso pianeggiante, misto, asfalto e sterrato, per cui l'orario sono le 18, quindi l'orario ideale per correre, e mi aspetto per quanto mi riguarda un risultato soddisfacente più che altro. Sei tra i favoriti, Costantino? Assolutamente no, forse 20 anni fa sicuramente, ma adesso non è... per me è già un orgoglio partecipare, insomma, tutto qua. L'obiettivo è quello, l'obiettivo è divertirsi. Certo, c'è molta gioventù, quindi essere parte di questo mondo per me mi rende abbastanza orgoglioso, insomma, tutto qua. Siamo in attesa della partenza della corsa alla 13 km che è giunta alla seconda edizione qui all'area sport di Mondicchio, partenza e arrivo dentro qui al centro sportivo. Siamo con Walter Paro, che è il padre di questo evento. Allora, cosa da dirci? La gara parte adesso, fra poco, stavamo veramente aspettando il sindaco, probabilmente se non fa in tempo partirà ugualmente. La gara è di 13 km, quella competitiva, mentre seguirà una passeggiata aperta a tutti quanti di circa 5 km. Lungo il percorso ci sono una serie di ristori, il percorso è pianeggiante, completamente pianeggiante, e praticamente ci sono due ristori lungo il percorso. L'arrivo e ritorna esattamente al punto di partenza, per cui questa è quanto. I ragazzini hanno già fatto la loro gara, successivamente faremo la premiazione. C'è un favorito? Beh, noi ci auguriamo, c'è un favorito, perché l'anno scorso c'è stato il vincitore, che è Luigi Federici, che è dell'Atletica Abruzzo, della nostra società. Speriamo che rivinca nuovamente lui, o comunque vinca il migliore. Grazie a Walter Paro, organizzatore della 13 km. Siamo in attesa che parta la corsa, vediamo tutti i concorrenti impegnati sulla linea del traguardo, sono pronti a partire, si attende solo lo start che dà il vizio alla competizione. Pronto, vediamo i partecipanti, tolta la striscia che... Ecco,
tutto pronto, stanno per partire i concorrenti, mano sopra agli orologi in attesa che si possa partire. Partiti in questo momento, via, vediamo sfrecciare gli atleti qui, i partecipanti alla 13 km nell'ambito della 17esima edizione dell'Area Mundial qui a Monticchio. Sono partiti, diciamo, la 13 km per gli agonisti. Vediamo il ritmo già sin dalle prime battute, sembra essere già molto elevato, c'è stato già un frazionamento del gruppetto. A seguire ci sarà, mentre la 5 km non competitiva, riservata semplicemente agli appassionati di questo sport. Noi di A Tutto Calcio saremo presenti qui anche all'arrivo. Vediamo qualcuno un po' attardato. Si è da poco conclusa la 13 km qui, la corsa, la seconda edizione nell'ambito dell'Area Mundial. Vediamo, c'è lo sprint, il corridore numero 179 che al photo finish alla meglio sul concorrente con la pettorina numero 23. Ricordiamo la 13 km vinta da Roberto Di Gregorio della Tivoli Marathon davanti ad Antonio Bucci della Tocco Runnel. Sul gradino più basso del podio Corrado Lore della ASD Noi Pochi Intimi. Che corsa è stata, i tempi come sono stati? Beh, i tempi sono stati ottimi, eccezionali devo dire, anzi il primo arrivato Roberto Di Gregorio della Tivoli Marathon ha lasciato un bel distacco al secondo, tra l'altro un ottimo atleta Bucci Antonio della Tocco Runners, e poi abbiamo visto adesso arrivare anche a terzo, è arrivato Lore Corrado, e abbiamo visto arrivare tra quarto e sesto posto i primi due dell'Atletica Abruzzo, che sono appunto e Albani, il Albani sesto, sì, e quinto praticamente come il vincitore dello scorso anno, tra l'altro, che adesso non mi viene il nome, comunque mo mi verrà un anno. E quindi diciamo che è stata una corsa fatta a un grande, a un buon livello, un ottimo livello, perché sono stati grossi distacchi, per cui insomma è stata tirata molto. Ai nostri microfoni il vincitore Roberto Di Gregorio. Allora, contento, soddisfatto della prestazione? Soddisfatto, il percorso è veramente meraviglioso, bello, bello il contesto. Passando in comuni, in luoghi dove tra l'altro io sono di Scoppito, quindi una lacrima che mi scende sempre di commozione. Comunque, grazie a tutti gli organizzatori, il percorso è veramente magnifico, impegnativo, bello, bello e da rifare. Vi ringrazio. Un commento anche sui suoi avversari, su Antonio Bucci e su Corrado Lore. Antonio è sempre un gran corridore e lo rispetto perché so che atleta è, e una persona anche molto in gamba, buona, bella persona. E siamo stati insieme fino a un quinto, sesto chilometro, poi un pochettino ha mollato. Quindi penso il caldo comunque sia stato sofferto da tutti. Sembra una bella gara. Eccolo qui, grande Antonio. Sì, grazie. Gesto bellissimo, abbraccio tra il primo e il secondo classificato. Avviciniamo anche Antonio Bucci. Allora, che gara è stata la sua? Va bene, ci ho provato, lo sa, però va bene, sto un po' stanco perché chi mi conosce faccio tante gare. Comunque, bellissima gara comunque. Saluto tutti quanti che mi conoscono, è una bellissima gara, che ti voglio dire. Grazie a tutti quanti, dai. Bravo, bravo a chi organizza. È stata dura oggi lottare, sì, contro Di Gregorio. Anche per il caldo, però dai, si è sofferto anche per il caldo, però va bene, dai, si soffre sempre. Ci riproverete l'anno prossimo. Certamente, dai. Si provo sempre. Corrado Lorei, allora chiedo, faccio a lei la stessa domanda fatto ai suoi avversari, che gara è stata? Oggi è stata durissima, caldissimo, controvento, terreno impegnativissimo. Una gara durissima, veramente dura oggi. Corrado Lore lo abbiamo visto spesso sfrecciare per le strade di Avezzano. Sì, io sono 5 anni che ho cominciato questa disciplina, mi sto divertendo, continuo a divertirmi, spero di farlo ancora per un po'. È più grande il rammarico per non aver vinto o la soddisfazione per essere arrivato terzo? No, loro sono due mostri sacri del podismo, quindi va benissimo così, sono contentissimo. Complimenti. Grazie. Luigi Federici, vincitore della passata edizione. Allora, oggi non è andata bene come l'anno scorso, ma resta comunque la soddisfazione per aver concluso una gara così dura. Sì, assolutamente. Diciamo che anche le condizioni climatiche quest'anno non hanno sicuramente aiutato. Poi il livello della competizione quest'anno era ovviamente molto più alto perché la gara fa parte di Corri l'Abruzzo, di conseguenza gli atleti, i partecipanti
hanno un livello sicuramente più alto di quello dell'anno scorso. Però io sono comunque contento del quarto posto, per cui insomma bella gara, sempre un piacere partecipare all'evento, seconda edizione, ancora più partecipata dell'anno scorso, quindi ottimo, tutto bello. Il suo tempo migliore quello della passata stagione quest'anno? Ovviamente migliore quello della passata stagione di quasi 2 minuti. E appunto le condizioni meteo sicuramente non hanno aiutato, insomma correre con 38 gradi non è semplice, insomma, è molto più faticoso, è molto più difficile. Di conseguenza, insomma, i tempi sono stati peggiori quest'anno. Ecco. Come si prepara una 13 km? Diciamo non c'è una preparazione specifica, perché comunque è una distanza breve, comunque bisogna allenarsi con costanza, questo è fondamentalmente il segreto, ecco. E poi bisogna correre forte, cercare di correre il più velocemente possibile, ecco. E chiaramente è una gara diversa da una mezza, da una maratona, però insomma comunque ci vuole impegno anche per queste gare così brevi, ecco. Grazie a Federici, vincitore della corsa di 13 km della passata stagione, con gli ultimi atleti che man mano vediamo alcuni ragazzi tagliare la linea del traguardo con soddisfazione, con le immagini degli ultimi corridori che man mano chiudono la loro corsa. Noi di A Tutto Calcio possiamo chiudere qui la telecronaca ricordando ancora una volta e per l'ultima volta che il vincitore è stato Roberto Di Gregorio davanti ad Antonio Bucci e a Corrado Loré.